Fabio. Cognome? Novembre. Che lavoro fai? Ah, su questo le mie figlie se lo domandano ancora, però diciamo che teoricamente sono un architetto, laureato in architettura con esame d'architetto e designer. Ci racconti un po' questa installazione, che cosa vuole raccontarci, che cosa vuole trasmetterci? Questa installazione nasce da una serie di pensieri. Io non sono un fumatore, lo ammetto, ma sono circondato da persone che utilizzano IQOS invece. E a volte le guardo quasi con invidia, perché formare quei capannelli in cui, mentre le utilizzano, parlano e si confrontano, cioè ho sempre trovato che forse in una società come la nostra i fumatori sono veramente una community di gente che comunica. Allora questa passione in comune mi è sembrato un bel fil rouge per immaginare una comunità, tra l'altro supportata dai numeri che mi ha dato PMI. Esistono 17 milioni di persone al mondo che utilizzano IQOS, di cui soltanto 2 in Italia. Allora veramente ho voluto immaginarli come questa grande comunità messa insieme da una passione che potesse formare una metropolis del futuro. Quindi, dovendo poi disegnare nello specifico le cover dei device, ho immaginato le cover come facciate di questa città. Proprio un ragionamento, se volete, dalla piccola scala alla grande scala, che è lo slogan di grande successo, se volete, del progetto italiano, no? Nel 1952 Ernesto Nathan Rogers, il grande architetto, coniò questo slogan che era dal cucchiaio alla città, e non sta altro che a sottolineare la grande intensità che ci si mette nel progettare sia un oggetto piccolo d'uso come un cucchiaio che una grande città. Allora, ripassando veramente dalla piccola scala di device a un ragionamento più complessivo città, mi sembrava bellissimo, sfidante, e come ogni cosa, cioè un lavoro è sempre un'opportunità per fare dei ragionamenti. Ad esempio, vi do un altro dato: nel 2020 le popolazioni delle città hanno superato quelle delle campagne, ma guardiamo dal punto di vista politico, no? Le popolazioni delle città votano in una certa maniera, votano in maniera più comunitaria, diciamo. Allora, questa è un'altra visione evolutiva, ecco perché mi piace la metropolis. Chi vive in comunità capisce il senso della comunità, chi vive isolato fa ragionamenti individuali. E io di individuale non faccio nulla, neanche lo sport, io gioco a calcio, proprio perché sento il senso di squadra. E se volete, il grande segreto dell'essere umano, no? del sapiens, è stato quello di mettersi in gruppo e di arrivare a conclusioni collettive, a evoluzioni collettive. Cioè, noi siamo sul vertice dell'evoluzione naturale semplicemente perché abbiamo questa capacità di modificare le condizioni che ci circondano a nostro favore. Siamo degli animali veramente che ambiscono alla perfezione. Allora veramente cerchiamo di interiorizzarlo tutto questo e di migliorarci noi stessi, di essere una metropoli con una grande coscienza.